questo sì. video siamo a Biella e dove ci troviamo oggi a mangiare? A Buenos Aires. Ci siamo appena seduti al tavolo e come vedete dietro c'è la Isla Bonita di Madonna. 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 Salutiamo i Salutiamo nostri gli amici argentini. argentini. Per venire in questo posto è un po' un posto imboscato, vero? I meandri di via Torino a Biella, comunque si vede, c'è il cartello. Ci siamo dimenticati di dirvi che oggi siamo solo io e Papa Walter, perché Siria purtroppo sta male, non ha niente di grave, ma solo un pochettino di mal di gola, raffreddore, Cucù. e non c'è neanche la mamma Stefi, e quindi siamo solo noi due e vi racconteremo noi. Allora, mi è arrivata la carne, avevo preso la milanese al pollo. Oh, qua sì che mi siete caduti, qua sì che ce n'è da mangiare. Se giustamente prendete solo la fetta della milanese di pollo oppure ci sono altre specialità di carne. Adesso andiamo all'assaggio. La mia bistecca è veramente spettacularis. Si presenta così, la cottura della carne dentro. Non so se si vede. Aspetta che spostiamo questo. È rimasto un po' rosino qua, ma ci sta. Cioè deve essere così. È una bellissima milanese di pollo fatta impanata e ragazzi, la cottura è buonissima, cioè la cottura è perfetta. Per chi mangia la carne, oh, qua c'è la birra di papà. Per chi mangia la carne come me, qua ci sono tutte le varie salse, qua c'è la maionese, il ketchup, vabbè c'è l'olio e tutto. Io per adesso mi sono messa la maionese. E vi devo dire che con la maionese c'è quel tocco in più, c'è quel tocco in più. E beh, la morte sua. La mia bistecca è con la provola e il radicchio, è uno spettacolo, ma un gusto molto particolare ed è da provare davvero. È che non so neanche quanto è grande la mia crepe con crema mou perché io sto già scoppiando. Mi sto mangiando il mio flan d'Arezzo, quello di prima. Delice! Favoloso. Comunque siamo usciti adesso da questo locale argentino di Biella e ci siamo trovati bene oggi, vero? Sì, davvero ottima la carne di ottima qualità. Buonissimo davvero, è un bel locale, caldo, soprattutto caldo davvero, perché poi c'è sta brace, no, non, però non si Chiaro che sentiva puzzo quando di brace dentro il esci dal locale, ristorante ti eh? senti Profumino. il profumo appunto di carne, quella buona. Bello, un bel locale davvero, da E con provare. questo ci vediamo in un prossimo video. Davvero Ciao! ciao ciao.